Buongiorno ragazzi, oggi purtroppo è l'ultimo giorno qua a Tokyo, un pochino veramente tanto, mi dispiace perché è una bellissima città, sicuramente mi mancherà, voglio ritornarci, magari il prossimo anno, chi lo sa. Questa è la situation di oggi, il tempo è un po' così così, un po' grigio, ma ci accontenteremo. Adesso andiamo al tempio di Sensoji, Sensoi, una roba del genere, magari mi sbaglio, si chiama in tutt'altro modo. Comunque è un tempio molto conosciuto che tra l'altro è in centro, quindi, e mi hanno consigliato, ci hanno consigliato di andarlo a vedere, quindi insomma questa sarà la prima tappa di oggi, poi penso shopping, quindi insomma vedremo un attimino oggi, esplorazione totale della città. Siamo arrivati al tempio di Sensoi, Sensoji, non so pronunciarlo, aiutatemi voi che sapete sempre tutto, c'è sempre qualcuno esperto, o anzi, avrò qualche follower di origini giapponesi o giapponese che può insegnarmi. E siamo praticamente arrivati. Questa dovrebbe essere l'entrata, tra virgolette, o almeno qui si fanno tutte le fotografie. E poi ci ha detto l'autista di seguire questa strada con i vari souvenir eccetera eccetera per arrivare fino al tempio che deve essere molto grande, quindi vedremo. Naturalmente sto facendo migliaia di foto e voglio vedere le cosine che vendono qui. Interessanti tutte le cosine di Hello Kitty, io appena vedo Hello Kitty mi fermo e pronuncio ed esclamo Hello Kitty. Più carini questi souvenir. Tanto rosa qui. Tante cosine carine, tanti gattini, mi piace il Giappone. Ci sono vari souvenir, qui non so che cosa sia, varie scatoline giapponesi. Tutto molto carino qui, mi piace. Classici lampioncini. Riso fritto come snack. Guarda qua. Non ti ispira il riso fritto come snack? A loro piace. Sai, magari lo snack più buono in Giappone. Dico, magari col caramello. Ah, dici, riso fritto col caramello deve caramello. essere buono. Sì, Hai infatti. ragione, deve essere buono. Magari esiste, magari esiste. I vari Secondo me biscottini. questo qua è caramello. No, questo non credo sia. Però credo sia proprio riso dolce questo. Sì. Kemina Rio. Kamina Ryokoshi. Interessante. Tutti i vari snack che non si sa, sono indefiniti. Tessuti. Vedi, da noi ci sono i calendari del 2016 adesso, qui invece hanno questi teli con le geishe. Tantissimo infradito ovunque, che abbiamo appena notato che loro indossano con le calze. Non so come facciano. È una cosa che mi dà un fastidio terribile, non ci riuscirei mai. Continuiamo. Gelati. Poi coni. Ok, dopo prendiamo il gelato. Covari. Si sta bene così sia. Questa dovrebbe essere l'entrata, che è spettacolare veramente. È surreale perché ho sempre visto queste cose in televisione e adesso vederli dal vivo è veramente surreale, è bellissimo. Siamo fatti nel frattempo 1000 fotografie. Ok,
대부분 다 어버리라고. 머리다. Siamo proprio davanti al tempio, siamo appena usciti in realtà, questa è l'uscita laterale. Siccome non si poteva filmare, non mi sembrava il caso, quindi volevamo rispettare la, insomma, le loro usanze e la loro cultura. Abbiamo lanciato anche noi una monetina, come facevano tutti, ci siamo messi in fila, abbiamo fatto noi la stessa cosa. Abbiamo espresso anche un desiderio, anche se non so se è proprio questa la norma, ma così abbiamo fatto. E questo era proprio lì, quella è la fila. Sì, questo è quanto, insomma, non voglio entrare con la videocamera perché ho visto che non lo fa proprio nessuno, quindi non mi sembra il caso. Comunque abbiamo notato una cosa, abbiamo notato che a Tokyo non ci sono cestini dell'immondizia, vero? Sì, ma tra l'altro la gente non lascia immondizia da nessuna parte. Sì, è vero, sì. Questa è una cosa che abbiamo imparato dai giapponesi. Cioè, da nessuna parte non si vede immondizia. No, è pulitissima Tokyo, veramente. E questa è una cosa che apprezzo molto. Da noi magari fosse così, dovremmo un po' imparare dai giapponesi molte cose. Ma poi un'altra cosa che veramente abbiamo imparato dai giapponesi è il fatto che sono estremamente educati, fin troppo a volte servizievoli, si inchinano un sacco. Infatti, cioè, mi fa tipo un po' male il collo da quanto mi inchino in questi giorni. Ma e poi uno si inchina, tu ti inchini, poi lui si rinchina, tu ti rinchini, è un po' così. E quindi sì, mi piace la cultura giapponese, mi piace molto. Ci siamo fermati qui a vedere questi dolcetti e stiamo prendendo adesso per 172 yen 2 di questi dolcetti alla fragola. Thank you, arigato. Eccoli qua. Qui in un mercato del posto abbiamo trovato un ristorantino con il solito nastro di sushi che vi faccio vedere. Quello qua. E si può anche ordinare, quindi noi alcune cose le abbiamo ordinate, altre probabilmente le prenderemo direttamente da là. E abbiamo ordinato più o meno il solito. Allora, Tommaso ha preso questi qua con il tonno. Io ho preso solito col salmone crudo, non ho preso quello cotto. E poi lui ha preso questo qua. E poi basta, cos'altro abbiamo preso? Credo basta. E poi il resto lo preleveremo direttamente da altri turisti che filmano. Qui ci sono le solite bacchette. Tante bacchette. Andiamo. Te ne prendi una per casa? Sì. Sai cosa c'è scritto qua? Buon appetito, secondo me c'è scritto. Cioè, hanno visto me che filmo, hanno preso coraggio e filmano pure loro. Carini questi piattini. E poi è interessante il fatto che a seconda del colore del piattino il prezzo cambia. Quindi questo ce l'hanno dato per le bevande. E poi un'altra figata è che ogni volta che entra qualcuno in un ristorante o in un posto, tutti ti salutano. Cioè tutte le persone che lavorano in questo locale, ad ogni cliente che entra, tutti salutano. Vero, è strano questa cosa. Infatti tu entri, tutti che gridano, dici cavolo, cosa è successo? In realtà ti stanno semplicemente dando il benvenuto. E niente, aspettiamo che arrivi il cibo. Arrivati, come sempre, un sacco di salmone. Tu hai preso branzino, suppongo. E quello non so ancora che cosa sia, ma sono curiosa se ti piace. Provalo. È piccante, vero? Questi esagerano con il wasabi. È assurdo perché mi dimentico sempre che qui in Giappone, ma non sono, in realtà un po' ovunque, tranne che in Italia, anche a Londra, ad Amsterdam, non te lo mettono già loro. Quindi non sono abituata, perché io di solito ne sciolgo un po' nella salsa di soia, non viene così piccante, invece qua ci danno proprio giù di brutto. Siamo usciti dal ristorante, adesso ci stiamo facendo una passeggiata, il mercato qui è appena chiuso, ma una cosa che volevo farvi vedere, ed è interessante, non mi ricordo se già ve l'ho fatto vedere, il fatto che cioè nella maggior parte dei ristoranti, praticamente in vetrina ci sono tutti i piatti che effettivamente trovate al ristorante all'interno se entrate e andate a mangiare, solo che sono tutti in plastica. Cioè sono tutti piatti finti per far capire alla gente quello che si possono aspettare di trovare all'interno. Questa è una figata perché alla fine se non capisci che cosa c'è scritto sul menù, ti vedi i piatti, insomma, che puoi ordinare. Però per noi è veramente veramente strano il fatto che, cioè, abbiano i piatti esattamente gli stessi che
offrono all'interno però in plastica, cioè mi chiedo se li ordinano, come li preparano, è interessante questa cosa, addirittura i cocktail. Ragazze, noi siamo tornati in hotel, adesso ce ne andiamo a nanna perché abbiamo scoperto di doverci alzare prestissimo domani perché l'autobus che dobbiamo prendere praticamente non arriva, quindi dobbiamo prendere quello prima e quindi arriveremo in aeroporto 2 ore prima e quindi dormiremo pochissimo perché è già tardi qui, mentre in Italia invece sono le 6:35, qui è notte fonda, quindi corriamo nanna. Io vedo la buonanotte, vuoi dire anche tu buonanotte anche se sei in disabilità? Buonanotte. Ecco, e quindi a prestissimo, noi tristi perché torniamo a casa, però insomma Tokyo è stata una bellissima esperienza, quindi insomma siamo contenti e niente, buonanotte, al prossimo vlog, ciao ciao, ciao.